Eccoci in un nuovo video. No, questo non si ricorda video niente, non si ricorda. Come si chiamano? Ho chiesto a David come si chiamano i componenti del trio, perché non me lo ricordo. Tra l'altro già la batteria scarica, vabbè, come al solito, vabbè. Ma non è così. Perché anche se non la uso, resta nella fotocamera, si scarica comunque, vabbè. Faccio questa breve intro, poi cambio la batteria. Vi volevo dire che appena arrivato, cioè ieri, è arrivato il trio dei carrozzini. Dei carrozzini, è un passeggino per un trio, perché poi si compone di vari pezzi, di tre pezzi, anzi quattro. Sì, giusto. Ok, praticamente ho chiesto a David che non mi ricordo, vediamo se dico bene, dai. Allora, è la culla o navicella, diciamo il passeggino a forma di culla che si usa i primi mesi, giusto? Poi il seggiolino, trapezio, il seggiolino, il trapezio, che invece si mette in macchina, e infine poi c'è il passeggino classico che si userà un po' più in là tra qualche mese. Lo stendino. No, più, ma come si chiama quello? Quello non lo so. Praticamente è, diciamo, è dell'inglesina, si chiama System 4, perché non è un trio ma un 4, perché praticamente no. C'è anche un'impalcatura per tenere fissa la culla in casa, ecco, per non usare il passeggino. Ma l'abbiamo comprato. Non si capisce niente. Comunque, ragazzi, comunque oggi è arrivato il carrozzino, il trio, vi faccio vedere tutto. La carrozzina, anzi no, il carrozzino, è arrivata la carrozzina, il trio. Visto che me lo chiedete sempre, vi faccio vedere cosa abbiamo scelto. Abbiamo preso quella dell'inglesina, abbiamo comprato noi, quindi abbiamo preso la botticella. E nulla, abbiamo scelto amica. Questa. Abbiamo scelto del colore marron glacé. Però ci è arrivato silver bianco. No, silver bianco sono i tubi del passeggino. Però c'era di varie colorazioni, c'era azzurro, grigio, blu, nero. No, nero no, blu però. Alla fine ho scelto questo marron glacé perché è tipo un marrone viola. Sei dovrebbe essere. Sei sicura che hai scelto blu? Perché se no? Perché era quello disponibile. Era quello disponibile prima, no, non è vero. Vero. C'era, erano disponibili, anzi questo qua, questo modello qui, ha impiegato più di due settimane per arrivare a casa. L'abbiamo preso da prenatale comunque. Però non è arrivato. Arrivato comunque, dopo due settimane è arrivato, la commessa è stata gentilissima perché ha scritto urgente e dopo due settimane è realmente arrivata a casa, quindi siamo contentissimi. E poi c'era anche altre colorazioni, ma bene o male i tempi di consegna erano uguali, solo che quello grigio era troppo chiaro e avevo paura che si sporcasse. Poi il blu mi sembrava troppo maschile e nulla, quindi infine ho preso questo marron glacé che è unisex e poi mi piace perché sembrerebbe anche un po' violetto, vediamo, dalla foto sembra, perché poi dal vivo non l'abbiamo comunque visto. Come giustamente hanno fatto notare nei vari commenti, non hanno tutti i torti, che effettivamente lasci molto a pensare con questi colori, questa scelta dei colori, ma niente stai pensando a qualcosa ad allargare ancora di più la no, famiglia. No, ragazzi. E secondo me sì. Pure con la culla, perché la settimana scorsa ho fatto il video in cui montavamo la culla della bimba e l'abbiamo presa grigia. Ma dovete sapere, l'ho presa grigia e non rosa o azzurra, proprio perché a me piacciono i colori neutri, non perché ho pensato ad allargare. No, ci fermiamo qua. Mi no. Ha detto che ne vuole sette. Sette. Squadra di calcio. No, perché semplicemente a me piacciono i colori neutri, ecco, quindi più semplici e delicati. Quindi la culla mi piaceva grigia, semplice. E ora anche i passeggini, questo colore è quasi nero, quindi mi piaceva proprio per questo motivo. E poi perché non si sporca, perché è bello scuro. Ok, visto che ora si sta scaricando la batteria, cambio la batteria e vi faccio vedere gli scatoloni che David sta aprendo. Ma vuoi spacchettarlo tu? No, non ho spacchettato, io sto stanca. Ah, va bene. Lenzia ha promesso che non inquadrerà la pancia, quindi la tua pancia o la mia? Mi mostro. Qua c'è ovviamente Nala. Vediamo Nala come salta per aria. Guardate. È composta da due scatoloni. Questo è il primo, il più grande. Nala che guarda, e questo è il secondo, un po' più piccino. Ah, ok. Sai che tu farai la stessa fine mia, morirai di curiosità. Curiosona.
Cioè c'ha paura di tutto, però allo stesso tempo deve stare con due soldi in mezzo. Scusate l'eco, ma la stanza, questa è la cameretta della nostra bimba ed è ancora vuota, quindi rimbomba tutto. Questa è la cameretta del canto, noi qui non facciamo i canti. Ti immagini, potremmo farlo. Erano contenti i vicini. Allora, scavicchi, ma non apre. Apra, eccolo qui. E invece noi apriamo. E vedi com'è, tipo un grigio scurissimo con qualche venatura viola. Questo invece è il seggiolino. Il seggiolino per la macchina. Questo lo possiamo aprire, perché? Okay. Però voglio fare in modo tale che poi lo rinfilo dentro. Vediamo se questo. Eh sì, perché comunque quello andrà in macchina. Ah, c'è. E così poi dopo lo rimettiamo dentro. Mi stai inquadrando? Solo il seggiolino. Solo il seggiolino. Seggiolino, ti vuoi aprire? Ah, allora, con le forbici fatevi aiutare dai genitori, da una persona adulta. Quindi tu da chi fai aiutare? Io, più niente, non so. Ah, eccolo qui. Eccolo qua, questo è il seggiolino da macchina. E lo andiamo a vedere, praticamente. Qua pure abbiamo un'altra cappotta. Ma non penso essere il seggiolino, invece sì. Sì, è tutto il seggiolino. Che vuoi tu? Che vuoi tu? Qua? Che vuoi tu? Madonna mia, questa curiosona, questa curiosona. Eccolo qua. Eccolo qui. Ok. Questo va in macchina. Qui abbiamo praticamente nella seduta, a parte il fatto che ha i braccioli tutti quanti rivestiti con l'imbottiturina, eccetera, eccetera, ha anche la poggiatesta ad hoc. Il cuscino col buco per poggiare la testa. Esatto. Lo stand i panni. Lo stand i panni, quello non no, è. No, è stand up però. Si chiama. Beh? Lo stand up. Ah, questo è quello che dicevo io, che non riuscivo a spiegarvi. È l'impalcatura per tenere fissa la culla, la navicella in camera, ecco. Esatto. Ok. Ed è silver, cioè grigio. Diciamo che, ecco qui, faccio vedere il colore da vicino. È un grigio scuro, più che marron glacé. Non è né marrone né viola, ma è semplicemente grigio scuro. Quindi perfetto. Mi piace ancora di più perché è proprio un colore semplicissimo. Vabbè. Nala, che dici tu? Ti piace il passeggino? Quella non è la tua cuccia, eh? No. Non è la tua cuccetta, non è per te. Tu hai già due cucce. A cuccia. Ok. Penso di aver montato correttamente. Guardate com'è curiosa, Nala. Allora, ecco qui l'impalcatura per tenere ferma la culla. Allora, cominciamo intanto a ingustare le cose che non ci servono. Questo invece è il secondo pezzo. Cioè il passeggino proprio classico. Sì, confermo io. Confermi? In realtà me l'ha detto lui prima, me l'ha suggerito. Non è che l'hai confermato. Vabbè, dai. Non dire sempre tutto. No, vabbè, sono contenta della scelta del colore che ho fatto. È l'unica cosa, guarda il colore. Mi piace perché è proprio un grigio scuro, bello. E nulla, è veramente fatto bene. Ok, questa è la, diciamo, lo schienale non so come va piegato, in qualche modo ci sarà il modo. Vabbè. Spero che vi faccia piacere perché mi avete inondato di richieste per sapere quale trio, quale passeggino avevo preso, quindi con piacere lo apriamo insieme. Comunque emozionante come la culla, perché ci immaginiamo la nostra bimba che dentro. Un attimo mi sono cagato tutto. David intanto non mi ascolta, ma pensa, niente. Ho detto comunque emozionante perché qui ci sarà la nostra bimba dentro, no? Quindi non lo so, emozionante come quando abbiamo aperto la culla. E guarda, guarda quante cosine ti aspettano. Uno, due e tre. Dulcis in fondo, finalmente la culla. O navicella, scusate. No. Navicella, ok. Dobbiamo essere precisi in questo video. Questa è la navicella. Questa è la navicella con un'altra borsa dentro. Questa è la cappotta che te possono, David. Ok, tiriamo fuori la navicella. 76 per, se volete saperlo, 76 per 37. Quanto fa 77? Fa 1200 ciao. Allora. Ah, e si può pure mettere dentro, ovviamente pure questa si può mettere in macchina, infatti c'è la spiegazione di come inserire, aglia, come inserire le cose. Guarda che carino, welcome pad and mattress. Qua sotto c'è il materasso. C'è il materasso della, della guida. Bella, guarda che è fatto per l'anti, come si dice, per metterla comunque in una posizione confortevole. C'è questo piccolo dosso e mi sembra che pure per l'antirigurgito. No, sto dicendo non dire cose sbilanciate.
sbilanciamoci, che poi le ragazze, no, le ragazze nei commenti ci bastonano se sbagliamo. Allora diteci voi a cosa servono. Ecco, ora, ecco, piccola... E se fate tante saputelli? No, ora che... avete visto tutte le cose che noi non sappiamo, diteci nei commenti tutte le cose che abbiamo sbagliato e a cosa servono, così non ci andiamo a leggere le istruzioni, non è vero? Ora con calma dopo ci leggiamo anche le istruzioni, però ora era proprio per fare lo spacchettamento in diretta, quindi è proprio le prime sensazioni ed emozioni senza sapere praticamente nulla. I brividi d'amor. Allora, caro amore mio, c'è scritto tutto, vedi, infatti, guarda, c'è scritto tutto il contenuto, la culla, quindi non sbagliavo a dire culla, si può dire anche culla, non soltanto navicella, poi... Che c'è scritto? Culla, navicella? Culla, carry coat, poi welcome bed, bed, penso che sia il materassino, poi seduta passeggino, corrimano, ok, io avevo sbagliato la messa a fuoco, poi... la cappotta per la culla che stai mettendo ora tu, poi questa ricopri gambe, non la borsetta, ok, questo invece è il seggiolino per la macchina, c'è scritto neanche lo so, e questo invece è stand up per poggiare la culla, sarebbe questo, e Nala invece è lì, ciao Nala, Nala è pure lì là. Ma dove sono le rotelle di tutti questi passeggini, caro David? E poi mi sono ricordata che lì c'è un altro scatolone dove Nala è qui vicino, tipo statua che osserva tutto, e lì c'è lo scatolone silver bianco dove ci dovrebbero essere poi le rotelle, insomma l'impalcatura sotto del passeggino. Intanto David si sta litigando con... intanto David sta litigando con la culla, la cappotta. Però non so se è qui su di te. Comunque noi abbiamo già uno zainetto che possiamo attaccare al passeggino, ti ricordi che ci hanno regalato, quindi già siamo forniti. E abbiamo anche le lenzuoline, sia che ce l'abbiamo un paio bianche e un paio di rosa, sempre per la carrozzina che ci ha regalato mamma e tua mamma, quindi più là metteremo anche le lenzuoline dentro. Morire Nala che guarda tutto con attenzione. Stanno facendo? Mo fate quello che fate, però applicate, perché io non la trattengo più. Lì fa bisognini tu, Nala. Sto pensando a tutte le cose che non fate. Ma io ma no, Nala sta pensando a un'altra cosa che inizia con la P, che non posso dire perché altrimenti comincia a piangere. Diciamo che sta anche al Vaticano, ma con l'accento qui. Vedete, qui ragazze spiega proprio il materassino, come è fatto e tutto. Ecco qui la culletta. Ta-da. Aspettate un attimo. Eccola qui. Ecco qui la culletta. No, non è così la culletta. Questa è tutta afflusciata. Però devi chiuderla. Perché non so se questa... sicuramente devi stare avanti. Devi leggere il libretto delle istruzioni. Ma quando mai? Guarda, sta tutto il libretto. No, come te lo leggi tu? Zacca. Allora, adesso passiamo alla parte... del carrozzino controcorrente. Il carrozzino va avanti da sé. Il carrozzone. Con la bambina, il papà, il bebè. Praticamente è proprio una carrozza di quelle classiche. Da rally praticamente. Cioè. Cioè il telaio è più grosso del divano di casa. Ha delle rotelline, non rotelline, rotellone. Questo è andata proprio dal gommista per cambiare. Vabbè, così sarà pronta per fare le scampagnate, le trekking anche in montagna potrà venire. Allora, prima di tranciare, già ho sentito cadere. Ecco, già è caduto una vite. Cose che non devono cadere. Sì. Appa, complimenti. Già, primi pezzi che partono. Cioè, guarda che roba. Cioè, c'hai i freni meglio delle moto. Ho visto monopattini che hanno freni peggio di questi. Ah, boh, qui ci andiamo a fare i gran premi, insomma, con la nostra cucciolotta. Venga qua, ingegner cane, venga qua. Venga qua. Allora, secondo lei, questo è... ok, va bene, ok, ho capito. Allora, vado a inserire?
Vediamo un po'. Innanzitutto è da capire il senso di marcia del passeggino questo. Quindi, di conseguenza, se tanto mi dà tanto, le ruote saranno in questa conformazione. Ok? Intanto Nala lecca qualsiasi cosa, rotelline, pantofole. Lecca tutto. Grazie, non c'è bisogno di baci. No, i baci li mando a Nala, Matti. No, la date a me, quindi adesso di trattare non mi sembra neanche tanto carino. Genial cane, poi lo sa, adesso si proceda. E io procedo. Giusto, signor cane? Genial cane, scusi. Sì, va bene. Ok. Sembrava semplice, ma non semplice non era. Ho scoperto l'arcano, purtroppo sì, ho dovuto controllare le istruzioni perché l'ingegner cane è proprio un cane. Allora, mi è saputo scrivere, non è vero amore, sei dolcissima. Soprattutto quando dormi. Allora, prima cosa, disinnescare il congegno che blocca praticamente la gamba, il movimento della gamba. Si disinnesca qua. Come potete vedere c'è una sorta di poggiapiede dove voi mettete il piede, disinserite il blocco e voilà. Wow. E qua avete il carrozzino. Non giro le ruote. Come se storto, è possibile che non gira. No, cioè ci deve essere qualche cosa che non va. E dopo due ore? Purtroppo io ho dovuto leggere questa cosa orribile chiamata istruzione perché c'ha più comandi della mia moto sto passeggino. Praticamente qua ho scoperto che ci sono un po' bassi, devo dire, in inglesina, potete metterli qua in alto. Ma che sei tu che sei troppo alto, per me la giusta altezza. Comunque, qua cliccando questo si disincastra, allora in questo momento il passeggino non ruota. Poi così si disinnesca e si posso girare. Tirandolo su si disattivano le ruote. Wow. Ti piaccia! A sapere come si mette, amore mio! Caratteria deviale! Sì, un attimo, amore, ti è! Forse. Vabbè, un giorno lo scopriremo anche. Questa e questi due, questa invece è quella che si mette sotto, abbiamo detto. Per coprire le gambe. Ho fatto tutto, non ci sembra vero, è stato stancante, ma ce l'abbiamo fatta. Su, via. Però, però, stava qua ancora incalzato, dal pezzo finale. Scusate. Pessimo. Mi ero fatto prendere dallo spavaglio. Ah. Ci manca un pezzo. Beh. Già stavamo andando nel negozio, ci manca un pezzo. Allora, tu stavi dicendo di utilizzare, aspettare. Secondo me sta, tienila fuori. Orgoglio. Questo stavo dicendo. Dopo che ho constatato che non si infilava, no niente. Fila in fila! Ma non è questo. Vabbè, apri questa, dai. Il risultato finale. Non ha chiuso tutto, ha chiuso il medico. Così la ammazzo però così, Ha chiuso tutto. Aspetta, questo è stato perfetto. Non esce niente così. Perché come è come con questo? A posto. Madonna, però devo dire che. Ha chiuso, ha fatto benissimo. Troppo chiuso però. Ma questo è per il volo nuovo, infatti. Qui un attimo a riposarmi, mentre David contempla sto passeggino da tre ore. Spero che comunque vi abbia fatto piacere questa recensione, forse un po' troppo dettagliata di questo passeggino. Spero che comunque non vi siate annoiati. Nulla, è tardi e io devo andare a cucinare. Ciao, mo chi metto a posto? Tu. Ricetta super light e super veloce, perché prima abbiamo mangiato le patatine. Questa è la ricetta originale del mio papà, me l'ha insegnata il mio papà. Praticamente lui, vabbè, li fa, pulisce il pesce e fa i filetti. Io, vabbè, ho comprato quelli già fatti, sono dei filetti di branzino, si può usare spigola, orata, insomma pesce bianco. E poi si mette un filo d'olio, un po' di sale e sopra le zucchine tagliate a julienne che diventeranno croccanti. Quindi ovviamente metto anche un altro filo d'olio, un po' di sale sulle zucchine e vedete che ne mangerete una ricetta, vedrete insomma che sarà buonissimo il pesce fatto in questo modo. Se volete una ricetta ancora più saporita e sfiziosa,
invece delle zucchine potete mettere le patate tagliate a julienne o a fette, è ancora più buono. Vedere invece il salmone come lo faccio sempre tutto in forno. Ora metto un filo d'olio, sale e in forno i filetti di salmone. Ho messo semplicemente solo un po' di sesamo, tanto comunque essendo il salmone molto grasso bollirà da solo con il suo olio, e in più tante zucchine, anche queste tagliate a julienne con sale e olio. Le ho tagliate un po' grossolanamente rispetto al solito, non sono proprio sottili, precise, perché è un po' tardi. Anche questo ora in forno per circa 10 minuti, un quarto d'ora, e la cena è pronta. E la cenetta è pronta, ragazze: zucchine, filetto di salmone, filetto di branzino con altre zucchine. Buon appetito!